Arriva a Napoli il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico per inaugurare la mostra Hercules alla guerra che il MAN dedica al 75° anniversario delle quattro giornate di Napoli. Quest'anno non potevamo esimerci da ricordare le quattro giornate di Napoli perché molto si svolse da queste parti e il museo stesso, grazie anche ad Amedeo Maiuri, ebbe un ruolo strategico, diciamo così, in quelle vicende. Quindi il museo, se vuole essere contemporaneo, deve anche guardare ai fatti di pochi anni fa e ricordare a tutti che la libertà è un dono che ci hanno regalato tanti martiri, del passato che devono necessariamente essere ricordati. Negli spazi del Museo Archeologico, le quattro giornate di Napoli vengono raccontate non soltanto attraverso le testimonianze fotografiche e i documenti d'archivio, ma soprattutto rivelando i volti dei personaggi che furono le anime di quella lotta. Così, accanto alle sembianze degli eroi classici, sono affiancate le figure di uomini, donne e bambini che combatterono con coraggio e spesso al prezzo della vita in nome della libertà. E fortunatamente c'è questo, chiamiamolo rispetto della memoria storica, che non dobbiamo sottovalutare, anzi dobbiamo rafforzare. E io perciò sono grato al presidente onorevole Fico, al sindaco di Napoli, che non manca occasione, di questo sento il dovere di ricordare le quattro giornate di Napoli sono la più potente espressione della voglia di libertà, che quindi si traduce anche in arte, in fotografia, in ricordo, in tutto ciò che non ci fa dimenticare quello che è accaduto per la prima volta in Europa nel 1943, dove un popolo si è liberato dell'oppressione nazifascista, cacciando via con armi impari il più potente esercito della Seconda Guerra Mondiale, che era l'esercito nazista germanico. Quindi credo che questa è una pagina gloriosa della nostra città e quello che mi fa più piacere è che negli ultimi anni sempre di più vengono ricordate le quattro giornate ed è molto bello che lo si faccia anche nei luoghi di eccellenza della cultura della nostra città come il Museo Archeologico Nazionale e quindi sono grato ovviamente al direttore Paolo Giulerini che sta facendo un ottimo lavoro e anche soddisfatto e contento della presenza oggi del Presidente della Camera per inaugurare questa mostra così importante. Insomma, nella città di Napoli i valori di libertà, giustizia sono scolpiti nelle fondamenta. Siamo arrivati prima ancora della Costituzione del 48. La mostra ha il patrocinio del Comune di Napoli, dell'ANPI, della Comunità Ebraica di Napoli, della Fondazione Humanitaire e di Arcigay Napoli.